Buongiorno a tutti, bentornati qui con una nuova puntata di Good Morning Milano. Oggi è giovedì 8 febbraio 2017, siamo qui in diretta, sono le 12.30 e sapete, no? Good Morning Milano, cerchiamo di parlare di Milano, ma insomma abbiamo un'idea di Milano che ovviamente va ben oltre i confini della città, quella famigerata città metropolitana che molti parlano e pochi conoscono, però che poi è quella che insomma dà vita a tutto ciò che è Milano nel suo grande nome, la grande Milano come alcuni la definiscono. Beh, la grande Milano è fatta di tanti paesi, tanti comuni, tante città che vivono e sono appunto attaccate spesso e volentieri, quasi non ci accorgiamo di passare dall'una all'altra. Beh, una di queste è sicuramente uno dei comuni che sta nell'ovest della periferia milanese, stiamo parlando di Città del Boscone e ne parlo perché oggi abbiamo qui un gradito ospite che è il sindaco di Città del Boscone, Simone Negri. Buongiorno sindaco. Buongiorno, benvenuto. E grazie dell'invito. Grazie mille a lei di aver accettato l'invito. Allora, appunto, sindaco di Città del Boscone, per chi, dico sempre, per chi ci segue dalla parte della tangenziale est invece, raccontiamo un attimo cos'è e dov'è Città del Boscone. Allora, Città del Boscone è una ridente cittadina di pochi chilometri quadrati, sono solo 3,95 chilometri quadrati, ma con ben 24.000 abitanti. Quindi con una densità abitativa importante. Meno di 4 chilometri quadrati e siamo in 24.000, sì. Io sono un cane in matematica. 6.000 abitanti, insomma, per chilometro quadrato. Considerando che abbiamo la fortuna, nonostante l'urbanizzazione degli anni 60-70, di avere circa un chilometro quadrato di verde, i 24.000 sono da dividere sui restanti 3 chilometri quadrati. No, beh, una cittadina che si è sviluppata appunto nel dopoguerra, soprattutto per l'Istituto Sacra Famiglia, che forse è la presenza più importante che abbiamo in paese, che credo conoscano tutti, insomma. Tornato qua famoso qualche anno fa, esatto. Appunto, 24.000 abitanti, insomma, una vera e propria città, possiamo dire, ormai paese va un po' stretto. A Città del Boscone. Una città appunto che è da una parte appunto attaccata a Milano e dall'altra è incastrata in un sistema di altri comuni che davvero si fa fatica spesso e volentieri, poi chi conosce la zona lo sa benissimo, a riconoscere i assolutamente confini, tutto. Confini. Siamo in una zona appunto tra Corsico, Bucinasco, Trezzano sul Naviglio, cioè tutti comuni che si incastrano un po' tra di loro, ecco. Sì. Noi soprattutto per quanto riguarda il confine con Corsico si fa veramente fatica. Anch'io sinceramente certe volte sbaglio perché abbiamo magari 10 metri di via, poi il confine passa in diagonale sulla via, il marciapiede è un pezzo nostro, un pezzo loro, magari sul marciapiede la pulizia strade la facciamo noi, ma perché abbiamo la convenzione con loro sul loro marciapiede, quindi insomma la situazione è parecchio complicata. Appunto, quali sono appunto le complicazioni che può portare a una situazione così difficile proprio dal punto di vista urbanistico? Beh, le faccio un esempio molto semplice. Un anno fa era stata bruciata un'autovettura anche abbastanza vicino a una casa. E il marciapiede vicino a cui era parcheggiata era di Città del Boscone, la strada, la sede stradale invece era di Corsico. Quindi quale polizia locale deve intervenire in un caso del genere? Grossissimo punto di domanda. Quindi un rimbalzo poi quasi sempre anche tra... Perché poi oltre a questo confine così difficile spesso ci sono gli errori anche cartografici legati al fatto che la digitalizzazione e l'informatizzazione anche di queste pratiche è arrivata negli ultimi anni, quindi basta un tratto di matita che è partito male, no? Negli anni 50-60, che si fa in fretta sul metro in più, il metro in meno. Che poi credo che non sia un problema di non voglia di intervenire, ma anzi che poi dopo sono responsabilità che uno si prende o no, è quello poi il problema. Assolutamente non voglio stare a spostare la macchina o cosa, ma è la responsabilità di fare poi bene o male il proprio mestiere, che poi immagino poi ci siano... Insomma, le responsabilità di un sindaco sono sempre sottovalutate, secondo me, posso dirlo. È vero. Sarò impopolare. Posso dirlo. Sarò impopolare, però insomma dico sempre che... Anche rispetto allo stipendio. Allora, l'ha detto lui, così impopolare ci diventa lui. Però stavo dicendo, rispetto a quello che vi pagano e a quello che insomma dovete fare... Insomma, 24.000 persone nelle sue mani. No, infatti una degli aspetti più... Non voglio chiedere no, quanto no, guadagno, lo diciamo tranquillamente. Uno degli aspetti infatti che soprattutto in questo periodo in cui di certo la politica non ha dato il meglio di sé, ma la gente è anche molto arrabbiata con la politica. Molti pensano che un sindaco guadagni come un parlamentare, quindi insomma un sindaco di un comune come il mio, cioè io in questo caso,
perché va a fasce di popolazione, guadagna 1800 euro al mese in dodicesimi, quindi uno stipendio di certo non da fame, ci mancherebbe, per fortuna che c'è. No, però... Però non è una di quelle... Mi vengono in mente dirigenti di aziende molto piccole che hanno magari meno responsabilità e stipendi molto più alti. Assolutamente sì. E forse anche questo mi viene da dire la difficoltà. Un assessore prende 200-300 euro, per cui... Per non parlare di consiglieri comunali, a quel 20 punto, euro seduta. Che so che volevano volevo tagliare i gettoni in alcuni comuni. Ma in effetti è successo, comunali. Nel senso, la cosa che fa un po' specie è che qualche anno fa c'è stato un provvedimento, no, proprio per dare una risposta a questa protesta rispetto agli stipendi dei politici, eccetera. Giustamente, cosa si è pensato di fare? Di ridurre i gettoni dei consiglieri comunali. Perché i comuni 18 sono tanti, euro perché a seduta. I comuni sono tanti, per quello. I comuni sono tanti, però 18 euro una volta al mese. Poco potere di contrattazione. Andate a tagliare magari il gettone di presenza ai consiglieri regionali, vediamo come funziona lì. È un po' diverso, infatti. È un po' diverso, infatti. Comunque, appunto, non siamo qua a parlare di costi della politica, anche se comunque immagino che, insomma, gestire un paese, una città di 24.000 abitanti, anche dal punto di vista economico, sia davvero complicato. Tant'è che, anzi, stamattina si è trovato un po' di cittadini arrabbiati sotto la sede del comune, mi diceva stamattina, perché... Sì, praticamente c'è un problema legato alla riscossione del tributo COSAP nella fattispecie, che si riferisce all'occupazione del suolo pubblico. Okay. Però occupazione del suolo pubblico va dai deor, sì, dei bar, fino ai passi carrai e soprattutto i fatidici passi carrai a raso, che sono quelli che non hanno il marciapiede. Ah. Che su cui, materia su cui le corti di tutta Italia si sono espresse, perché praticamente in alcuni casi addirittura hanno detto che il passo carraio a raso, sul passo carraio a raso è giusto pagare la cosa, altri hanno detto che sul passo carraio a raso non è giusto pagare la cosa, quindi c'è una confusione notevole, pare che adesso si debba pagare. L'azienda, l'impresa, insomma, che per il comune di Cesano riscuote questo tributo, ha emesso una serie di bollettini richiedendo il pagamento dei passi carrai con la sanzione, quindi è quello anche che giustamente la gente, di cui la gente si lamenta, e stamattina si sono riversati tutti in comune, benché il comune non gestisca direttamente questa faccenda. Cioè il comune riscuote, ma non determina nelle aliquote, non ci sono, nel prezzo, niente, è tutto definito guida a livello nazionale, e poi subiamo queste contestazioni. E cosa ha fatto il sindaco? Cioè come reagisce il sindaco a una situazione del genere? Sono stato un'ora con il funzionario che si occupa dei rapporti con di fatto questa concessionaria, e domani mattina abbiamo una riunione per capire, insomma, ci siamo attivati per capire un po' come gestire questa faccenda. Quindi diciamo ai cittadini di Cesano di comunque essere almeno tranquilli il fatto che il sindaco ha preso in mano, no, quello sicuramente, situazione. Come sempre le patate bollenti, poi bisogna vedere, perché insomma lì sono normative nazionali, sì. Noi non abbiamo veramente pochi strumenti in mano rispetto a questo tipo di tributo, diversamente chiaramente l'IMU, la Tari, eccetera, sono partite completamente diverse. Ecco, 4 anni ormai che è sindaco, il prossimo anno anzi va a elezioni a Cesano Boscone, era il suo primo mandato, quindi molto probabilmente la rivedremo ancora candidato, non si può dire. Penso di sì, no, diciamo che io ci sto pensando, ho qualche titubanza legata più al quadro politico nazionale, che non è particolarmente avvincente, sia per il clima che si respira, questo vento... che non è più solo antipolitica, no? Questi movimenti che ci sono, questa violenza che ormai è nella società, il razzismo che è tornato, a me urta abbastanza, perché poi vedo che si fa fatica anche a ragionare con le persone, vedo dei valori in difficoltà. Questo, diciamo, imbarbarimento, esatto, imbarbarimento della politica a livello nazionale va a influenzare anche i rapporti magari poi locali o comunque di gestione di rapporto con le persone? Allora, è un po' diverso, nel senso che effettivamente a livello locale c'è una maggiore tenuta. Anche in passato era più evidente che comunque la figura almeno dei sindaci era vista come o comunque un punto di riferimento, no? Un'ancora di salvataggio, ed erano stati anche visti come un'ancora di salvataggio rispetto al declino e alla scarsa credibilità della politica nazionale. Il problema è che anche i comuni vengono da una stagione di grosse difficoltà economiche, e soprattutto comuni popolari come il mio, che purtroppo
è uno dei comuni della città metropolitana di Milano col più basso reddito pro capite, reddito medio pro capite. Chiaramente, insomma, i problemi sono maggiori, la capacità di dare risposte è sicuramente ostacolata da tutta una serie di problematiche e si fa fatica oggettivamente. Devo dire però che a livello personale il rapporto con i cittadini mi sembra proficuo. Io sono in giro tutto il giorno. Di questa esperienza? Adesso parliamo dal punto di vista umano, lo chiedo. Dal punto di vista umano, c'è un bilancio umano dell'esperienza sindaco. Dal punto di vista umano è un'esperienza fantastica. Dal punto di vista umano è un'esperienza fantastica perché hai veramente in mano persone vedi persone di qualsiasi tipo, gestisci faccende di qualsiasi tipo, ogni tanto qualche problema riesci anche a risolverlo, per cui in coscienza anche sei contento perché quando hai delle famiglie che magari finiscono fuori casa, che magari non lavorano, non riescono a pagare più la refezione scolastica, insomma sono veramente in difficoltà e riesci a tamponare la situazione della casa, magari vedi la famiglia che riparte, questa è una soddisfazione veramente enorme. E invece facciamo un bilancio dal punto di vista politico. 4 anni di governo, ancora un annetto per sistemare, diciamo, le cose che magari non avete fatto. Facciamo un bilancio di questi 4 anni. Dal mio punto di vista positivo, nel senso che a detta dei cittadini, poi chi è più favorevole, chi è meno favorevole, anche per l'inclinazione politica, comunque ci viene riconosciuto che abbiamo fatto tante cose. E questo secondo me già è indicativo comunque di un impegno che non è solo di contenere i costi. Noi siamo partiti, abbiamo fatto i primi 2 anni di una revisione della spesa comunale veramente capillare su 3 milioni grosso modo di spesa corrente su cui noi possiamo toccare, cioè quella non legata agli stipendi del personale eccetera eccetera, abbiamo abbattuto 700 mila euro di spesa corrente, quindi voglio dire un risultato sicuramente importante. Oggi a bilancio il comune sta meglio, riusciamo a fare più investimenti. Abbiamo fatto parecchie manutenzioni, a breve inaugureremo una nuova piazza che è un centro, un lavoro importante, abbiamo fatto tanti lavori sulle scuole, riqualificazione delle scuole, così stiamo lavorando a quella che è l'opera più attesa da decenni del comune, che è la piscina comunale, rispetto a cui abbiamo chiuso un contenzioso con una banca che ci siamo trovati proprio nel 2014 appena eletti per 3 milioni e 8, transata 1 milione e 6, quindi insomma tutto sommato il paniere mi sembra abbastanza pieno. Nel momento in cui pieno. Insomma il comune non aveva magari neanche tutti questi soldi, insomma non è facile. Stiamo aspettando buone notizie dal ministero relativamente a una riqualificazione di una scuola in quartier Tessera, non so se è presente, sulla Vigevanese, un quartiere con tutta una serie di problematiche, un grosso quartiere popolare. Abbiamo una scuola che è vecchia, ha le pareti divisorie che sono in amianto. E quindi abbiamo provato con questo grosso progetto legato alle alle aree urbane degradate, e è probabile che riusciremo ad ottenere un finanziamento di 2 milioni di euro. Quindi sarebbe veramente una cosa che cambia completamente il quartiere. Quartieri appunto popolari magari un po' più sono due in realtà, di cui uno neanche vostro, che mi sto passando a quartiere Lavagna. Quartiere Lavagna. Che però ultimamente insomma vede una ricaduta su di voi invece di problemi sociali che ci sono al loro interno. Che cosa è successo? Sostanzialmente io penso che il tutto sia riconducibile, se siamo sinceri, a un grosso errore storico. Cioè la volontà delle amministrazioni di Corsico degli anni, penso 50, di costruire un grosso quartiere popolare completamente fuori dal territorio di Corsico, perché tra Corsico, parliamo diciamo della zona centrale, e questo quartiere ci sono due Vigevanesi, e avete idea di cos'è almeno una delle la nuova Vigevanese con tutti i centri commerciali eccetera, una ex zona industriale, una ferrovia e il Naviglio. Quindi diciamo che non è proprio un quartiere vicino dentro nel paese. Diversamente, se pensiamo a Cesano, è fatto un po' a U, e nella cavità della U praticamente ci troviamo questo quartiere, quindi territorialmente è molto più legato a Cesano e poco a Corsico. Il problema qual è? Che a fronte di questo, che secondo me appunto è stato un errore urbanistico storico, negli ultimi anni il quartiere è invecchiato molto, sono diminuiti, stanno chiudendo i presidi
dello Stato, statali che erano presenti, rischia che troveremo questo quartiere solo con i carabinieri. Ora pare che si stia pensando allo spostamento dell'ASST, l'ASL di via Marzabotto, per chi ci segue, e questo sarebbe veramente un grosso problema. Viene a mancare un altro presidio ancora all'interno di questo quartiere. Viene a mancare un altro presidio importante, perché poi il problema è che questa ASL sostanzialmente risponde principalmente alle fragilità che sono in questo quartiere e nei due quartieri cui facevamo riferimento invece, che sono di Cesano. Cioè gran parte dell'utenza del distretto, che comprende tutti gli altri comuni, però è legato a questi quartieri. Spostarlo a Corsico in centro sarebbe un errore importante. Da qualche settimana, anzi qualche settimana fa, invece i sindaci, non so se la prende anche lei, sì. Lei e i sindaci dei comuni intorno a lei, siete andati in ATM, credo. Siamo andati a Milano, all'assessorato dei trasporti, a parlare di una storia che hanno parlato anche chi la precedeva, quelli prima ancora, e che penso negli anni 70 se ne parla ormai, quando è stata creata la linea, la M1, che all'epoca finiva a Inganni, si è sempre parlato del prolungamento famigerato di questa linea M1. Però sembrava che stavolta forse ci siamo. Sì. Allora, chiaramente parliamo di un'opera enorme. Ci siamo vuol dire 10 ecco, anni. Perché si parla di un prolungamento di almeno 3 chilometri e pensate che i costi sono di intorno ai 120 milioni di euro al chilometro. Quindi è un'opera rispetto alla quale neanche il comune di Milano da solo ce la può fare, e serve un coinvolgimento indubbiamente del governo. Deve essere un governo che finanzia l'opera. Però nel patto di Milano, firmato ormai credo 2 anni fa da sindaco Sala e da Matteo Renzi, che ai tempi era presidente del Consiglio, era stato inserito il prolungamento della M1 come una delle opere prioritarie che Milano chiedeva al governo. In quell'occasione già noi, Comune di Cesano Boscone, eravamo stati sentiti insieme a tutti i comuni della città metropolitana per avanzare proposte a livello metropolitano. Cioè non è che potevo chiedere di fare la piscina a Cesano Boscone, no? Però a livello di avanzare proposte in un documento che potessero essere contemplate all'interno del patto per Milano. Io parlai proprio del prolungamento della metropolitana agli Olmi, dicendo: non mi interessa che di avere la fermata dentro Cesano Boscone, che si chiama Cesano Boscone, mi interessa che ne possano usufruire i cittadini. E è stato recepito, chiaramente non siamo stati gli unici noi, perché poi si è mosso anche tutta la zona di Baggio, credo il municipio 7, eccetera. Sta di fatto che il patto per Milano prevedeva stanziamenti per la progettazione definitiva del prolungamento. Quest'opera, tra l'altro, nel frattempo è stata inserita nel PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile del Comune di Milano, e dal PTR, che è il piano regionale dei trasporti. Okay. Quindi è un'opera che già è presente negli strumenti di programmazione. Bisogna definire quello che è il tracciato, e in questa fase il Comune di Milano si sta occupando proprio di questo. La cosa che segnalo come positiva è che c'è stato un coinvolgimento dei due principali altri comuni coinvolti, che sono Cesano Boscone e Settimo Milanese, sì, oltre al municipio 7 di Milano, e insieme abbiamo ragionato su quali potrebbero essere gli scenari più interessanti. E quindi insomma, molto ovviamente questa volta è la volta buona che si vada almeno a fare una progettazione tutti insieme, che forse è quello che poi è sempre mancato un po' nelle idee più generali. Insomma, bisogna uscire dalla città e cominciamo a pensare, a parlare con chi fuori c'è. Per dare un io dico orizzonte, sempre, è impensabile che la M2 arrivi quasi a confine a provincia di Bergamo. Veramente. Mancano veramente due comuni da 1.000 abitanti. E siamo quasi a Bergamo lì. E insomma, le altre linee, dalla gialla alla rossa, o alla nuova M4 che si fermerà al confine, anche quella del comune di Milano, che è assurdo. Cioè, veramente 50 metri sei a servire un'altra città, credo anche quella sui 15.000 abitanti più o meno. Chi? Bucinasco. In realtà Bucinasco negli ultimi anni è esplosa dal punto di vista demografico, è più grande di Cesano, adesso sono 27.000 abitanti. Insomma, forse è arrivato il momento appunto di cominciare a chiacchierare con chi sta intorno e capire le esigenze. Quali di tutta esigenze? una grande anche Milano. Perché Milano ha il grosso problema e la grossa esigenza di svuotare le sue strade. Cioè il tema grande per Milano è cercare di liberare le principali
principali arterie che oggi sono congestionate dal traffico per i problemi che sapete, anche dal punto di vista ambientale, questo tema della pessima aria, aria che respiriamo tutti i giorni. Se riusciamo a ridurre il traffico, sicuramente ne avremo beneficio tutti quanti. Abbiamo avuto martedì qui ospiti una rappresentante di FIAB, quindi proprio, insomma, che anche loro dicono cerchiamo di sfruttare anche perché appunto ci sono le possibilità alternative, e la stessa FIAB diceva non solo la bicicletta è un'alternativa, ma anzi il trasporto pubblico deve essere la prima alternativa, perché non tutti possono andare in bicicletta, giustamente. L'alternativa è quella. Sul trasporto pubblico però c'è un tema molto dibattuto in questo momento, che è il famoso sale venuto fuori con questa novità, che insomma era abbastanza prevedibile, della possibilità di alzare il biglietto dell'ADM dal prossimo anno. Però diciamo che già qualcosa c'era in ballo, in appunto, cantiere. Già in cantiere c'era qualcosa. Di cosa si tratta? Allora, sicuramente Milano deve fronteggiare i costi anche degli investimenti che stanno facendo per il potenziamento di alcune linee e soprattutto i lavori della metropolitana, che almeno in quota parte però ricadono sul comune di Milano. C'è da dire però che, uno, da un lato ho colto l'uscita di Sala più come una provocazione, anche perché siamo in un momento particolare con le elezioni regionali, tra parentesi, Regione Lombardia, rispetto al trasporto pubblico locale della città metropolitana di Milano, è sempre stata poco sensibile, perché io vi posso dire di furibonde litigate a livello del Consiglio metropolitano di Milano, perché mentre Regione ci tagliava 700.000 euro, che sono una goccia per il bilancio regionale, no? Mettendo in ginocchio il trasporto pubblico a Milano, nello stesso giorno praticamente c'era una delibera del Consiglio regionale, quindi della Giunta regionale, in cui veniva finanziato per 4 milioni di euro il trasporto sul lago di Como, che voglio dire, ci mancherebbe, bellissimo, importante, però pensate a cosa valgono 700.000 euro sulle nostre reti a Milano e 4 milioni di euro per i traghetti del lago di Garda, insomma. C'è che un non po' è neanche di tutto nostro, tra parentesi, quindi insomma, bisogna capire che tra l'altro, infatti, se anche questa cosa qua, infatti, no, l'altra cosa invece che non si sa è che in realtà entro giugno del 2018 non sarà più ATM, non sarà più il comune di Milano, ma questo nuovo ente che è l'agenzia del bacino del trasporto pubblico locale, che nel nostro caso riveste. Infatti, perché il bacino non è città metropolitana. Il bacino non è neanche città metropolitana, è molto più grande, addirittura comprende Lodi, Pavia e Monza Brianza. Tutta città metropolitana e Monza Brianza. Insomma. Quindi è un qualcosa di enorme. Sta di fatto che entro giugno del 2018 devono preparare il documento, il piano di bacino, che verrà poi utilizzato per indire la gara, probabilmente, perché è difficile che ci sia un operatore che piglia tutto questo, questo lotto, e che praticamente ridisegnerà completamente il trasporto pubblico locale dei prossimi anni. Quindi bisogna dire, aspettiamoci scioperi su scioperi, visto che l'ultima volta che Sala ha provato a mettere mano alla privatizzazione di ATM o a nuove gare d'appalto, è successo di tutto a Milano. Immagino a livello, tra l'altro, il tema di bacino, il tema di ATM sarà dirimente, perché chiaramente cosa succede? È una gara di tipo ovviamente europeo, no? Su cui le normative europee sono molto stringenti. ATM è proprietà del comune di Milano. Cosa fa? Partecipa a una gara? Insomma, è una situazione che sicuramente nei prossimi mesi andrà non solo approfondita ma anche risolta, perché si pensa che questo nuovo sistema possa partire addirittura da giugno del 2019. Insomma. Quindi un anno per fare questo. E che ho spiegato anche perché ATM sta facendo tantissime gare invece d'appalto nel resto d'Europa e nel resto del mondo. Anche. Certo, perché il mercato si è aperto e quindi hanno anche l'esigenza. Però il futuro di ATM è da decidere nei prossimi quindi mesi. Quindi sarà tutto da vedere appunto con questo nuovo piano del bacino, che molto probabilmente quindi rivedrà anche le tariffe. Esattamente. Il famoso biglietto unico. Il principale obiettivo è definire la tariffa integrata, biglietto unico integrato, e tra l'altro una forte integrazione anche con il ferro, il trasporto, l'interscambio ferro-gomma. Anche se
Le ferrovie dello Stato e Trenord, nel caso di Regione Lombardia, non sono chiaramente coinvolte da questo bando, però ci sarà la possibilità attraverso questa agenzia di dare indicazioni molto stringenti a come le ferrovie devono interfacciarsi con il nuovo trasporto su gomma. Quindi è una partita veramente enorme. Viene da pensare che, insomma, ma come dire, le linee ci sono, le capacità ormai ci sono, bisogna solo mettere a sistema tutto quanto. Non siamo più appunto da dover costruire ancora linee ferroviarie o chissà cosa. Assolutamente. Il sistema funziona se messo bene a regime. Anche piccole cose che possono fare la differenza, cioè il poter pagare nello stesso tempo il biglietto del pullman e il biglietto del treno. Beh, una cosa che a me lascia sempre sconvolto è come ancora oggi a Milano c'è gente che non capisce come fare a pagare il biglietto quando va sul passante rispetto a quando prende invece la metropolitana normale. Esco, entro, non ho capito se devo ripagare o non ripagare. Esatto. Insomma, semplificare la vita effettivamente alle persone che devono utilizzare i mezzi. E voi pensate migliore. Fuori Milano, io parlo con diversi pendolari. Cesano Scuola è un caso, voi per quanti metri, emblematico. Voi per quanti metri pagate una tariffa? Per una fermata. Noi paghiamo una tariffa maggiorata di metà, il famoso più mezzo, più mezzo per a volte una fermata. Cioè c'è gente che fa una fermata e paga il biglietto maggiorato. E fa due fermate per arrivare a Bisceglie, magari. Per cui parliamo parliamo di fantascienza. Vicinissimi appunto a questa zona. E appunto poi con Milano che si inserisce in mezzo, così quando meno se l'aspetta si ritrova a Milano oppure si ritrova a Cesano Boscone, è fantastico. Mi diceva appunto un bilancio positivo di questi 4 anni, siamo in chiusura, a parte la piscina che insomma da quanto ho capito è un po' tutti avete cercato di fare qualcosa e finalmente forse si riuscirà, ma insomma la cosa forse sono anche lunghe perché insomma sono tante situazioni, quella cosa che aveva promesso in campagna elettorale ma che ancora non è riuscito a fare, ma cioè è questione di poco, spero, o comunque entro la fine la manutenzione di una bella fetta di marciapiedi, perché stanno partendo in queste settimane i lavori di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica, quindi passeremo a un nuovo sistema LED più efficiente, anche più esteticamente più bello eccetera. Chiaramente dovremo spaccare in diversi punti le strade perché abbiamo impianti degli anni 50, quindi addirittura ci sono i cavi che non sono in alcuni punti che non sono intubati ma sono scolati direttamente dentro nell'asfalto, quindi lì bisognerà spaccare completamente il marciapiede. Per non buttare via soldi e quindi rifare i marciapiedi e poi rispaccarli, abbiamo procrastinato i lavori dopo la chiusura dei lavori sull'illuminazione pubblica. Illuminazione pubblica, ci dicono gli operatori che settembre-ottobre dovrebbero aver finito e quindi... Con l'inverno dopo. Assolutamente. Perfetto, è bellissimo poi secondo me quando abbiamo i sindaci, perché si parla davvero di... Abbiamo parlato di Regione Lombardia, di PUM, se tutto, ma poi alla fine si arriva alla si torna al marciapiede, sotto casa. Assolutamente è quello che poi fa... Ha fatto il sindaco bene o male, dipende da quante buche ha riuscito a tappare. No, sindaco, davvero, io la ringrazio tantissimo. Sono grazie molto contento voi. Di averla qui oggi con noi, spero di rivederla presto e di avere altre notizie, magari appunto su questo famoso e famigerato prolungamento dell'M1, che insomma finalmente sembrerebbe che vada in porto. Grazie davvero tanto grazie per voi. Essere con noi. Grazie mille. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento è per questa sera alle ore 18 con l'informazione di Milano All News, sempre qui in diretta per raccontare i fatti principali di Milano e della città metropolitana. E poi noi personalmente ci rivediamo domani mattina alle 12.30 con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci e a presto.